martedì 19 gennaio 2016. Io sono Bella Shakmirz e questo è Good Morning Milano. Buongiorno a tutti e vi invito a vedere le notizie di oggi. Un nuovo sciopero dei trasporti è stato indetto per venerdì 29 gennaio dal personale della società Autoguidovie, aderente al sindacato USB Lavoro Privato. L'agitazione, secondo quanto comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avrà durata di 24 ore. Principalmente interessati i pendolari dei comuni a sud-est e sud-ovest di Milano. Si presuppone che saranno rispettate le consuente fasce di garanzia, ma certo non mancheranno disagi per i pendolari. Il vicepresidente del Senato, Roberto Calderoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla questione dell'emergenza profughi a Milano. L'esponente del Carroccio sostiene che alcuni rifugiati accolti nei presidi messi a loro disposizione si siano lamentati del cibo che è stato loro offerto, dando luogo a una protesta che ha richiesto dell'intervento delle forze dell'ordine. Calderoli ha dunque espresso il desiderio che i soggetti coinvolti nell'agitazione vengano immediatamente rimandati nei propri paesi d'origine, in rispetto di tutte quelle famiglie italiane che versano in condizioni economiche disperate. Adesso passiamo a parlare di primarie. Sono circa un centinaio di rappresentanti del Partito Democratico che hanno lanciato un appello agli elettori di centrosinistra in vista delle primarie del 7 febbraio, per esortare a scegliere Francesca Balzani come futuro sindaco di Milano. I firmatari, tra cui spiccano i nomi di Stefano Boeri, il capogabinetto di Palazzo Marino, Maurizio Baruffi e il consigliere comunale Paola Bocci, sostengono che Balzani abbia presentato un programma convincente in grado di esprimere tutta quella necessità di un riformismo radicale in cui ha bisogno la città di Milano. Il candidato a sindaco delle primarie del centrosinistra, Giuseppe Sala, è intervenuto in difesa del proprio operato durante i mesi di Expo, in risposta alle recenti polemiche e ai dubbi sollevati da più parti sulla regolarità dei conti durante la gestione Sala. L'ex commissario di Expo sostiene che dal giorno in cui ha annunciato la sua discesa in politica è iniziata una campagna di disinformazione nei suoi confronti, dato che i bilanci sono stati regolarmente certificati e in questi giorni verranno chiariti ulteriori elementi per mettere a tacere le polemiche. Per oggi è tutto, io vi auguro una buona giornata. Ci vediamo domani con una nuova puntata di Good Morning Milano.